Oggi si inaugura una mostra di Tonelli, che è un artista vivente, grazie a Dio, e quindi possiamo sperare che ci dia altre opere in un prossimo futuro. È una mostra che riflette bene, mi pare, tutto il percorso artistico della sua vita, fatta di cose non straordinarie, cose semplici che a me piacciono tanto proprio perché sono le cose consuete, quelle della nostra vita, che secondo me sono veri capolavori. Questo trittico rappresenta in pratica tutta la mia famiglia, cioè mio figlio, mia moglie, mio figlio Luca, mia moglie Giuseppina, e poi là c'è il mio autoritratto e l'altro figlio Giordano che suona la chitarra. Il tutto è ambientato nel mio studio, infatti il titolo è Un pomeriggio nello studio. Il trittico è composto anche dalla terza parte, che è un omaggio a Guttuso, che era morto quell'anno, per cui mi è piaciuto dedicargli qualcosa anche della mia pittura. Io credo che Antonio Tonelli, per linearità di sviluppo della sua produzione, sia il maggior rappresentante vivente, e auguriamogli lunga vita, del realismo lombardo. E il realismo lombardo è le cose, quindi una riflessione su quelle che sono gli oggetti del nostro quotidiano, ma non c'è solo la materia, gli oggetti. Il realismo lombardo è proprio un realismo che rimanda ad altro. Abbiamo piano terra, la terra, le cose, e sopra il soppalco le cose dello spirito. In questi quadri si cercano gli oggetti, sono quadri pieni. Nella produzione sacra invece abbiamo l'essenzialità. C'è un quadro bellissimo, una tavola, un chiodo, un martello, fine. È quello che serve per la crocifissione, quello che serve per lo spirito, perché lo spirito non ha bisogno di troppi oggetti.